ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi il wrap up del mese di giugno. Giugno in cui non ho letto praticamente un cavolo. Yeah! Vabbè, sessione estiva ad esami, capitemi. Comunque, direi di partire dall'inizio. Il primo libro che ho letto è stato assolutamente per forza, cioè per ovvi motivi, The Trials of Apollo di Eden Oracle, che è uscito mi pare qualche giorno fa anche in italiano, quindi adesso è acquistabile dalla Mondadori in hardcover, che è il primo libro della sua nuova serie di Rick Riordan basata su Apollo. Come protagonista c'è infatti Apollo, che praticamente diventato un umano. La storia è davvero intrigante. A me Apollo è sempre piaciuto perché è un pochino deficiente, insomma, mettiamolo in parole semplici. È molto egocentrico, però fa ridere, a me fa tanto ridere. E quando ho saputo che la serie è incentrata su di lui, ho detto vabbè, ciao Rick Riordan, geniale come sempre. E il libro inizia con appunto Apollo che si ritrova sulla Terra nelle vesti di un ragazzino di 16 anni, pieno di brufoli, che non è neanche tanto troppo bello, insomma, e non riesce a ricordare perché i suoi ricordi mortali sono molto offuscati. Sa soltanto che Zeus si è arrabbiato con lui e l'ha scagliato sulla Terra. Questa cosa è successa anche altre volte nel passato, però in genere riusciva a mantenere più caratteristiche divine, infatti il suo sangue era ancora icore, ma adesso invece no, scorre sangue normale, non ha neanche gran parte dei suoi poteri, quasi tutti in realtà. E appunto la cosa principale è che non riesce a ricordare perché. Più o meno la storia, quello che lui riesce a ricordare è che Zeus è arrabbiato perché lui non si è ripreso subito l'oracolo di Delfi quando è stato conquistato, insomma, dai Titani durante la guerra con Gea. Quindi questo è il motivo principale. Lui sulla Terra è esilarante perché non sa davvero come comportarsi, come sopravvivere, e soprattutto si crede ancora potente come era da Dio, ma in realtà non vale niente. E praticamente il suo culo divino viene salvato da questa ragazzina Meg, che è veramente piccola, avrà avuto un 10-11 anni. E una cosa esilarante che mi sono scordata di dire è che il nome umano di Apollo è Lester Papadopoulos, una cosa del genere, comunque un nome da deficiente proprio, va bene, lasciamo perdere. Questa ragazzina, che si capisce subito essere una semidea, infatti Apollo le spiega la storia, proprio ingenuo, le spiega che praticamente quando Zeus lo manda sulla Terra sotto forma umana, in genere è per servire un semideo, e che quindi il primo che chiederà i suoi servigi praticamente se lo dovrà assorbire, portare dietro per un anno, e lui dovrà obbedire a tutti i suoi ordini. E allora lei fa: io ti claim, ti comando, insomma, e se lo prende. Lui fa tipo: perché? Perché in realtà si voleva portare a Percy Jackson e esaudire i desideri di Percy Jackson. Anche se poi alla fine vanno davvero da Percy, perché serve un qualcuno per portarli a campo a mezzo sangue, visto che non si sa se Apollo può entrare in quanto è diventato un mortale, non è un semideo, quindi questo è il disagio iniziale. Mi è piaciuto molto il cameo di Percy, perché praticamente sta nel chiusone in casa per gli esami, quindi è una situazione che io capisco tantissimo, e soprattutto è spronato a studiare perché ha paura che Anna Beth lo accoppa, insomma, detto in modo molto semplice, perché dovrebbero frequentare la stessa università l'anno seguente, quindi lui deve studiare, deve applicarsi di più. E praticamente Percy ha promesso alla madre di non mettersi nei guai, ma deve scarrozzare Apollo, Lester e Meg al campo mezzosangue. Ovviamente per la strada succede il disagio, come sempre. Una volta arrivati al campo mezzosangue, praticamente il mistero principale è che iniziano a scomparire alcuni ragazzi. In realtà è il periodo invernale, quindi non ci sono tutti i ragazzini al campo mezzosangue, ma soltanto una parte. E una è una studentessa italiana, chiaro. E quindi la storia si incentrerà particolarmente sulle vicende, sui misteri che si stanno svolgendo al campo mezzosangue, perché alcuni degli studenti, dei semidei, insomma, stanno scomparendo e non si sa dove finiscono, e sarà un po' compito di Apollo riuscire a risolvere questo mistero, anche perché essendo l'oracolo stato conquistato da un tizio cattivo, insomma, che adesso non mi ricordo come si chiama, non ci sono più profezie, quindi anche Rachel non riesce ad avere profezie. Se non ci sono profezie, i semidei non possono andare in missione. Quindi questo è tutto. Il libro mi è piaciuto veramente veramente tanto. Lo stile di scrittura di Rick Riordan è sempre fantastico. Io leggerei, come dice Ludovica, anche la sua lista della spesa, perché è veramente esilarante. È semplice, non è troppo complesso, è scorrevole, i capitoli sono molto ti colpiscono, vanno dritti al punto, insomma. I titoli dei capitoli sono una cosa meravigliosa, cioè fanno il 50% della bellezza del libro, perché sono la vita. E in più questo libro mi è piaciuto particolarmente, forse anche di più di Magnus Chase, non lo so, perché Apollo mi faceva tanto ridere, tanto, perché tu dici è talmente assurdo e trash da essere fantastico, perché dici una persona non può credersela così tanto e poi non avere riscontri, comunque credersela, darsi coraggio da solo,
Il disagio. Tra i personaggi mi è piaciuto anche Peaches, un pochino il demone pesca di Meg. Mi è piaciuto che hanno introdotto dei nuovi dei come genitori, per esempio Meg è figlia di una dea che non è stata mai nominata per fino ad adesso, e quindi questa è una cosa molto interessante perché sviluppa di più tutto il campo, quindi dà una visione quasi completa e non si focalizza come al solito sui tre fratelli maggiori, bla 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 bla, sti cavoli, insomma. E è una cosa che ho apprezzato molto, appunto. Ho apprezzato anche che si continui perfettamente con gli eroi dell'Olimpo. Infatti è una cosa che ci tengo a dire, è che non vi consiglio affatto di leggere Trials of Apollo se non avete concluso almeno la saga sia di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo che gli eroi dell'Olimpo, perché vi fareste molti molti spoiler. Detto questo, se avete letto qualcos'altro di Rick Riordan, sapete oramai come scrive, sapete che se vi sono piaciuti gli altri vi piacerò sicuramente anche questo, perché non ha deluso affatto le aspettative, anzi come ho detto forse mi è piaciuto anche un pochino di più di Magnus Chase, quindi non vedo l'ora di comprare il cartaceo. A questo libro ho dato quindi 5 stelline, fantastico, bellissimo, leggetelo se non l'avete ancora letto e siete fan di questo scrittore, dovete assolutamente farlo. Continuando, ho poi letto, ho fatto 2 riletture in realtà, perché sono entrata nella vera sessione d'esami dove studiavo come una matta tutto il giorno e sì, praticamente leggevo solo la sera, ed ho riletto 2 libri della serie di Harry Potter. Il primo è stato Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Ho deciso di ripartire da questo libro non perché sia il mio preferito, ma per il contrario, perché è uno di quelli che non leggo quasi mai. In realtà quello che leggo proprio meno di tutti è Il Prigioniero di Azkaban, che a me non piace più di tanto. Questo qui si fa un po' più serio, insomma, come anche temi trattati. È più lungo della serie, è un po' più complesso, il modo di scrittura si fa anche più completo, perché anche l'età verso cui è rivolta questo libro è maggiore rispetto ai precedenti, e ovviamente questi libri vanno in concomitanza con l'età del lettore, facendolo crescere, quindi cresce anche lo stile di scrittura. Mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto vedere un Harry diverso. Un Harry che si aspettava tante cose che non succedono, un Harry deluso da un po' tutto, che sta a Private Drive perché sta con la sua famiglia babbana in quel momento, con gli zii, con i Dursley, e se la vive molto male perché dopo quello che è successo a Torre dei Maghi, la morte di Cedric Diggory, viene anche processato e nessuno gli crede quando dice che Voldemort è tornato, a parte Silente che comunque non si è fatto sentire come nessuno dei suoi amici in quel periodo. Viene poi alla casa di Sirius, insomma, dove ha preso residenza il quartier generale dell'Ordine della Fenice. Però anche lì le cose non vanno al meglio, perché si sente un po' escluso rispetto a Hermione e Ron, che sanno già quello che sta succedendo, ma non gli possono dire niente, e praticamente Silente non gli parla, nessuno gli dice niente, lo prendono come un bambino anche se non lo è più, ed è un po' il fulcro della situazione, quindi perché non dirgli le cose che devono dirgli? E oltre questo si aggiunge anche il fatto che Silente non sceglie lui come prefetto, ma sceglie Ron, e questa cosa lui non se l'aspettava, anche perché è sempre stato un po' il preferito di Silente, ma anche perché comunque rispetto a Ron ha sempre fatto più cose. Non da tutti, sono stata felice per il mio piccolo Ron, perché anche lui fa quello che può e non è inutile nel gruppo, quindi un merito ce l'ha ogni tanto, e quindi questa cosa del prefetto gli andava bene secondo me. Poi nel corso del libro si scoprono anche i motivi da parte di Silente di questa scelta, però al momento Harry ci rimane veramente male, e anche l'inizio del suo periodo a Hogwarts è molto duro perché tutti non gli credono, e poi con la Umbridge, insomma è un anno molto duro e difficile per Harry, e questa cosa mi è piaciuta perché mi ha fatto affezionare un po' di più a lui. Io non sono mai stata una grande fan di Harry in sé come personaggio, però lo rende più umano questo percorso, non è più il prodigio, ma vediamo anche un lato fallimentare di Harry che può succedere, è presente in tutti. E mi è piaciuto tantissimo anche perché compare per la prima volta Luna Lovegood, che è uno dei miei personaggi preferiti, e quindi sono stata molto felice anche di questa cosa. Continuando poi, ho letto ovviamente il libro successivo, quindi Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Anche questo mi è piaciuto, anche se in questa rilettura mi è piaciuto un po' meno L'Ordine della Fenice, perché lo trovo, cioè, non meno interessante, perché è molto interessante anche quello, ma se in Harry Potter e L'Ordine della Fenice spiegano questa cosa delle profezie, nel Principe Mezzosangue scopriamo molto del passato di Voldemort, che è una cosa veramente affascinante. E mi è piaciuto anche vedere la figura di Lumacorno, che è un professore un po' diverso dal solito di pozioni, un po' un scemotto secondo me, si fa un po' bindolare, però fresco, è stata una cosa interessante da leggere, ecco.
Sì, non mi dilungo di più perché comunque tutti avete letto Harry Potter e queste sono state le mie ragioni. Rilettura, leggere veloce perché ho sotto esami. Non gli do un voto perché ovviamente per me è mille mila su 5 stelline Harry Potter, quindi... Va bene, ho riletto questi due libri. Continuando invece, poi hai letto Il destino degli angeli di Anita Books, edito dalla casa editrice Golem, di cui ho fatto già una recensione, quindi vi ho già parlato e vi lascerò appunto il video nelle schede, che non mi ricordo mai se sono qui o qui, mi sa di qui, non ne sono sicura, è anche giù nell'info box, che è un romanzo fantasy basato sugli angeli che mi è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto, devo essere sincera, bello bello bello, perché gli angeli, come ho detto anche in quel video, non sono il mio soggetto preferito di cui leggere. Mi piacciono, mi affascinano come figura, ma non ho mai trovato dei libri troppo ben scritti, abbastanza mi hanno deluso spesso, quindi... Ansia, ma questo mi è piaciuto abbastanza, quindi vi lascerò la recensione, andate a guardare se vi interessa saperne qualcosa di più. Il libro è stato scritto da Anita, di Anita Books, che saluto, un bacione Anita, che è dolcissima, e quindi non vedo l'ora di leggere i suoi prossimi racconti. Gli ho dato 3 stelline e mezzo. Andando avanti, ho poi invece letto un altro libro che vi ho già recensito per l'aggiunti questa volta, cioè Il cattivo ragazzo che voglio di Giulia Besa. Questo, anche di questo vi lascerò nelle schede il video recensione. È un contemporaneo molto carino, ambientato a Roma, ragazza ultimo anno di superiori, brutta rottura con l'ex fidanzato ormai, bad boy della scuola, attrazione fatale. Questo è un pochino il sunto perfetto. Mi è piaciuto molto, come ho detto anche nella recensione, perché ogni capitolo inizia con una domanda di Ask che fa ridere, è molto carina, e i riferimenti, numerosi riferimenti alla cultura pop del momento, insomma, con canzoni, programmi, serie TV, e questa cosa mi piace sempre, mi conquista tanto perché è un pochino il mio gergo e quindi mi ci ritrovo molto. Al libro anche ho dato, mi pare, 3 stelline e mezzo, molto fresco e carino, si legge rapidamente, quindi ve lo consiglio se vi va una lettura del genere, soprattutto in sessione estiva d'esami, che ci sta, vi fate almeno 2 risate ed è molto carino. Una cosa che ho letto in questo periodo non è neanche tutto un libro, è un pezzo dell'Amuleto d'Ambra di Diana Gabaldon. Non so perché non lo riesco a finire, ma al momento sono in reading slump, ho letto veramente poco questo mese, quindi ho deciso di farvelo vedere perché probabilmente lo vedrete nel prossimo wrap up, però per il momento il libro mi sta piacendo, lo trovo un po' più lento del primo, forse perché io sono in questa slump e quindi non riesco a leggerlo super velocemente, però le vicende sono molto interessanti, lo trovo molto diverso rispetto alla serie TV, e devo essere sincera, la serie TV mi prende un pochino di più, ma questo è successo anche con il primo libro, perché visualmente, riuscendo a vedere le cose in uno schermo, mi viene più facile, più leggero rispetto a leggere un libro storico, però comunque molto bello e molto valido come serie, lo continuerò sicuramente. Ebbene sì ragazzi, queste sono tutte le cose che ho letto in questo mese, sono veramente veramente poche, però capitemi, gli esami fanno questo effetto a tutti. Spero che le vostre letture siano state più numerose. Come sempre qui sotto nell'info box troverete tutti i link cliccabili dove comprare i libri che ho nominato, e i link ai miei altri social network. Fatemi sapere quali sono state le vostre letture del mese di giugno e soprattutto cosa avrete intenzione di leggere nel mese di luglio. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!